Riccardo Petrella, io l'ho chiamato perché ho letto molto di lui, questi sono alcuni libri che ho preso prima di venire qua e che ho letto in casa. Sono libri in cui tipo una nuova narrazione del mondo, economia come teologia, punto interrogativo, la sfida della decrescita, l'acqua, poi una domanda per strada, lo stavo dicendo, l'Italia che fa acqua, un libro a cui lui ha fatto a cura sua e di Riccardo Lembo, giusto? Con prefazione, poi mi ha detto il segreto, la prefazione l'ha scritta lui, però l'ha firmata Beppe Grillo, quindi poi lo sfruttiamo un po' su Beppe Grillo, che conosce molto bene. Di origine ligure, non vi dico l'età, però siamo coetanei, diciamo. Ha studiato economia politica a Firenze. Ditemi se sbaglio qualcosa, Riccardo. Attualmente sta impegnato, vive a Bruxelles normalmente, insegna all'Università Cattolica di Lovanio e alla Libera Università di Bruxelles, però viene spesso in Italia, ogni 2-3 settimane viene in Italia per mille motivi. So che spesso, ultimamente ti ho chiamato, stavi andando a Parigi per un incontro per conto del governo, qualche istituzione, queste istituzioni europee che parlano di un'altra economia contro la privatizzazione dell'acqua. Lui mi stava dicendo per strada, lo posso dire, che è stato anche chiamato a fare il direttore, poi si è dimesso, dell'acquedotto pugliese da Vendola. Poi a un certo punto ci dirai perché ti sei dimesso e ci dici un po' come vanno queste cose, perché qui veramente siamo pochi, ma c'è gente impegnata, molto impegnata sul discorso dell'acqua, e ci stanno amici che fanno parte del gruppo Gas, eccetera. Quindi è un ambiente, diciamo, qualificato. Ecco. E noi ci abbiamo il piacere e, permettete di dirlo, l'onore di averlo tra noi. Lo ascoltiamo, purtroppo non ha portato nessuno dei libri, dice che sono tutti esauriti, i libri scritti da lui, avremmo dovuto metterli in vendita, con pazienza. Quindi ascoltiamo con piacere e poi avremo, se tu riesci a starti dentro i tre quarti d'ora, mezz'oretta di colloquio fino alle 8, insomma ci fanno bene. Beh, buonasera a tutti e a tutti, io ringrazio Donaldo per l'onore che mi ha fatto di invitare stasera a chiacchierare un pochino con voi. Da quel che vedo è incuriosito subito per sapere che si fa con Grillo, no? Cosa si fa con Vendola? Ci arriverò con piacere, però restiamo nell'ordine della ragione per la quale ero stato invitato, di tentare di vedere se è possibile un'altra economia. Effettivamente io ormai sono professore emerito, perché ho 72 anni, e sono professore emerito all'Università Cattolica di Lovanio, non insegno più, prima insegnavo l'economia, poi però fino all'anno scorso ho insegnato ideologia umana all'Accademia di Architettura dell'Università Svizzera Italiana a Mendrisio, perché lì in Svizzera si può insegnare fino a 70 anni. Ho iniziato quest'anno all'Università Pontificia Salesiana di insegnare l'economia dei beni comuni, questo per ricordare un pochino, diciamo, l'ultimo percorso accademico che ho fatto. Però più che professore di università, io sono anche stato impegnato in una battaglia per la scienza e la tecnologia al servizio della promozione dei beni comuni e dei diritti alla vita della gente, non invece al servizio della competitività o della crescita della ricchezza individuale, perché sapete che nella nostra società la scienza e la tecnologia sono state incapsulate da una visione puramente produttivista e puramente finanziaria al servizio del più forte, compreso il militare, del
la scienza e la tecnologia che ha condotto alle situazioni che noi sappiamo oggi di dissesto totale del capitale biotico del pianeta, dissesto idrografico del pianeta, dissesto dei campi, degradazione dei suoli, e questo perché la visione dominante negli ultimi 50 anni è stata di considerare che la conoscenza è soprattutto uno strumento strategico per produrre ricchezza per i più potenti, sia sul piano economico che sul piano militare. Ed è in questo contesto che mi sono impegnato per l'acqua, bene comune, e per il diritto universale all'acqua. Sono 20 anni che lavoro soprattutto su questo campo, il campo dell'acqua. E in questo contesto ho creato il Comitato Internazionale per il Contratto Mondiale dell'Acqua, e tutto il dibattito dell'acqua è nato in Italia effettivamente 15-20 anni fa a partire di iniziative che avevamo preso per l'acqua bene comune. E fu in questo contesto che nel 2005, quando Nicky Vendola divenne presidente della regione in Puglia, mi chiamò per presiedere, diventare presidente dell'acquedotto pugliese, e ci andai, lo accettai con il compito di ripubblicizzare l'acquedotto. Sono 7 anni che non è stato mai ripubblicizzato, e quando mi accorsi che dopo alcuni mesi era difficile da parte di Nicky Vendola di mantenere gli impegni politici che aveva preso, dopo alcuni mesi me ne andai, perché il mio destino non era quello di avere la poltrona un presidente della Repubblica Pugliese. Il mio destino era di essere un cittadino che si impegnava affinché i beni comuni diventassero l'elemento portante e il principio ispiratore del vivere insieme. Ecco, allora su questo punto ora vorrei intervenire direttamente sul tema che mi è stato chiesto di trattare, un'altra economia. Ma in fondo, se io vi domandassi cos'è per voi l'economia, potete dirmi una, due, tre idee così rapide, cos'è l'economia? Non sentivo nulla. Andiamo. Dite qualcosa, dai. Cos'è l'economia? E in effetti produrre ricchezza. Poi produrre benessere, ricchezza. Altra idea. Molte volte se voi lo domandate alla gente, anche i giovani dicono va, per far soldi, no? No, poi c'è il concetto, il concetto, io mi ricordo gli anziani a Villa, di fare economia, nel senso di cercare di risparmiare, di mantenere, di conservare. Quindi è un concetto un po' opposto, anche quello là. Partendo dall'etimologia. Allora, etimologicamente parlando, l'economia significa, oggi quello che spesso è far ricchezza, essere ricchi, far soldi, crescere da un punto di vista dei mezzi disponibili per soddisfare i bisogni, no? Questo è per aumentare l'utilità che abbiamo, potendo avere sempre più arance o sempre più automobili o case, eccetera. È l'utilità, in fondo l'economia è gestire bene le risorse che abbiamo disponibili per aumentare la soddisfazione e l'ottimizzazione dei nostri bisogni individuali soprattutto. In realtà, e questa è fare l'economia, così si fa crescere il PIL, no? Si fa crescere il prodotto, no? Il prodotto interno lordo, cioè dire senza tener conto del commercio, ecco questo è il prodotto interno. E i prodotti, più abbiamo prodotti, più abbiamo servizi attorno ai prodotti, più si dice siamo ricchi. Un paese è detto economicamente sviluppato quando ha tanti tanti prodotti, tanti tanti beni, tanti tanti servizi, e più questi beni e servizi sono usati, consumati, riprodotti in permanenza, cambiati, per cui la durata di vita dei prodotti, no, deve essere sempre più corta. La vostra automobile, perché vi danno, molte volte i giapponesi vi danno, che ne so, l'assicurazione e la garanzia per 5 anni, perché questo durerà 5 anni, e vi danno 7 anni perché sanno che
ce la possono fare per natura aziendale. Oggi i nostri frigoriferi, le nostre camere a letto, le nostre cose, tutto quello che abbiamo durano poco. Non c'è più nessuno che dice io compro una camera a letto perché la darò ai miei figli. Beh, anche da un punto di vista economico la camera a letto dura, da un punto di vista di moda, durerà 7, 10, 12 anni, poi si cambia. Quindi questa è considerata l'economia, come ben gestire le risorse disponibili per produrre i beni e i servizi che aumentano l'utilità di avere delle cose. Ora in realtà è questa, e quindi con questo si fa soldi. E questa corsa a fare i soldi, no? Ci ha condotto a una specie di devastazione del patrimonio della ricchezza. Ora, l'economia significa, etimologicamente, io questo mi batto con tanti altri nel mondo perché questo concetto sia non rinnovato, ma sia ora concepito. L'economia significa le regole della casa. Oikos è l'ambiente. Oikos è la natura, è l'abitare, l'abitato. Per cui, per esempio, oikos logos, l'ecologia, logos significa la parola, perché l'ecologia significa parlare dell'abitato. L'economia invece sono le regole, nomos, significa regole in greco, autonomia, sono le regole autonome, eteronomia, no? Astronomia, sono tutte le regole degli astri, le regole che faccio stesso, e l'economia è le regole dell'abitato, della natura, e l'abitato cos'è? La terra. Ecco, per cui logos sulla terra, logos l'ecologia, si parla della terra, del pianeta, e l'economia sono le regole del dove noi viviamo. E qual è la casa per noi? Avezzano? Molise? Italia? L'Europa? Quali sono le regole della casa? C'è tutta una grande forza adesso di dire le regole devono essere mondiali. E il capitale cosa ha fatto? Dice il capitale sono io la casa. Per cui l'economia capitalista dice le regole della casa devono obbedire all'ottimizzazione di creazione di ricchezza per il capitale. E all'origine l'economo cos'era? Tu devi saperlo bene, perché l'economo è una figura di tutte le congregazioni religiose. L'economo era colui che gestiva il patrimonio della collettività, della casa. E anche in termini laici, non di congregazione, l'economo era colui che gestiva il patrimonio di una famiglia, di una casa nobiliare. Il nobile non sapeva gestire. E domandava all'economo, e l'economo in effetti era di gestire il patrimonio per non consumarlo, conservarlo, risparmiarlo. E poi dal concetto di gestione del patrimonio di una famiglia, l'economia è diventata la scienza o la pratica di governare le risorse di un paese. Quando si è creato lo Stato nazionale, non c'erano più i re, c'era lo Stato nazionale, gli stati, l'economia nazionale era diventata lo strumento in cui si gestivano le risorse del paese. Per cui prima, la grande fase prima fu l'economia domestica, per cui ecco l'economo, l'economia della casa. E l'economia domestica fu il periodo romano. E poi divenne l'economia cittadina, per esempio il borgo, i villaggi, ci fu la fase economia comunale, cittadina. E poi cambiando l'economia divenne il
paese. Invece cosa abbiamo fatto noi? Da una, potrei 100-150 anni, ma soprattutto negli ultimi 50 anni, abbiamo dato un senso molto specifico all'economia, portandolo sul versante che l'economia è la scienza e le pratiche dell'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili che deve permettere l'aumento del valore del capitale posseduto. Non è le regole della casa. Perché cos'è che è successo? Ma pensate un pochino, com'è che si definisce il valore nella nostra società? Parlo di mercato. Il valore del mercato, lei dice. In che senso? No, che... Cioè, il valore di scambio, valore di scambio. Valore di scambio di un bene. Valore di scambio. Questo già è un caso molto importante in questo commento, perché il valore oggi è considerato il criterio attraverso il quale diciamo questa cosa vale, il microfono vale, il mio vestito vale, in funzione dell'utilità che il suo possesso, il suo uso, il controllo di questo bicchiere, del mio vestito, del mio, porta rispetto all'utilità di colui che effettivamente utilizza questo bene o questa cosa. Per cui il bene o una cosa ha valore nella misura in cui contribuisce a aumentare l'utilità che io ho di prendere, di utilizzare il denaro per acquistare questo bicchiere anziché comprarmi le scarpe. E il valore è sempre relativo ed è rappresentato dal costo, dal sacrificio che io faccio di non utilizzare la risorsa che posso avere per quell'uso anziché per l'altro. Se io uso il denaro o le risorse che ho, la conoscenza che ho, preferisco prendere questo bicchiere anziché comprare il giornale, il valore è relativo al sacrificio che ho di non prendere il giornale rispetto invece al fatto che ho deciso di prendere il bicchiere. Ed ecco perché il valore è sempre relativo, non c'è un valore assoluto. Ed ecco perché il valore è determinato dall'utilità che io ho avendo fatto un sacrificio di non utilizzare le cose che ho per altre cose. Per esempio, se voi avete eliminato il lago Fucino, no? Per asciugarlo, per fare la terra, è che dice qual è il valore? È il valore dell'uso per la terra anziché per l'uso in quanto acqua. È il valore della terra recuperata, era comparata rispetto al sacrificio di non avere più l'acqua. E oggi il valore com'è che si misura? Col denaro. Si misura effettivamente oggi ogni cosa ha valore in funzione del contributo che la cosa o il servizio porta rispetto al capitale. Ogni cosa che contribuisce a creare ricchezza per il capitale, valore per il capitale, ha valore. Tutto ciò che non contribuisce a creare ricchezza per il capitale non ha valore. Tutto ciò che contribuisce mediamente o piccolamente a creare il cash flow ha un valore piccolo. Voi avete 45 anni, vi buttano fuori, non vi danno più il posto, vi licenziano. Che valore avete? È quello che è successo a me. Che valore avete? Perché non dicono come tu vuoi addirittura che ti dia del reddito se non posso più occuparti? Non sei più occupabile. Perché non sei più occupabile? Perché com'è che vuoi che io ti dia
un'utilità monetaria, dandoti uno stipendio, se tu non mi porti più ricchezza. Oppure se tu mi porti ricchezza, ma tu mi costi di più dell'altra persona. E pensate di rischiare di entrare nella sfera delle persone non occupabili, e voi siete morti. Perché nessuno si occuperà più di voi. Perché non si occuperanno più di voi? Perché voi siete utili in quanto occupabili, nella misura che contribuite a creare ricchezza per il capitale. Voi diventate un costo. Noi tutti, per esempio, come risorsa umana, siamo un costo. Non siamo mica un capitale noi. Non siamo mica una ricchezza. Il fatto che la gente esista non è più una ricchezza. Anzitutto noi siamo considerati un costo. Allora se dobbiamo essere occupati, questo costo deve dare qualcosa in compensazione. Ecco perché il reddito prodotto da noi come profitto deve essere superiore al costo che noi creiamo al capitale per utilizzarci. E se allora tu non produci più per il capitale, non hai più nessun diritto ad avere un reddito. La battaglia sociale fu quella di dire no, anche se io non sono più occupabile per ragioni tecniche, per ragioni che tu sei cattivo, per ragioni che io sono diventato matto, tu mi devi avrebbe dovuto garantire un certo minimo di capacità di esistere. Oggi invece si dice, perché tu vuoi esistere? Non ci abbiamo i diritti. Tu c'hai l'obbligo di essere redditizio, di essere profittevole. Se tu non rispondi alle caratteristiche oggi che dicono se tu sei occupabile perché hai le qualifiche, hai quei saperi, sei disposto ad andare a lavorare a 3.000 km di qua, sei disposto a lavorare in maniera precaria, ecco, queste sono le condizioni oggi che permettono di dire che tu sei occupabile. Accetti la precarietà, accetti l'incertezza, accetti il rischio, accetti andare lontano, di separarti, eh? E se non lo fai, e se una pianta non è più utile al capitale, un'impresa chimica o farmaceutica, quella lì l'abbandona. Un microbo interessa l'industria farmaceutica se è ancora utilizzabile, se gli fa fare le molecole che gli permettono di fare un farmaco che gli porta denaro. Se un farmaco non può più portare più denaro, si abbandona. Un modello di automobile, se non produce, è abbandonato. Può essere più bella automobile che ci avrà, è abbandonato. E allora in questa economia, le regole della casa, il capitale, chi è oggi il capitale? Chi è che decide il capitale? Che decide allora quel valore? Chi lo ha? Allora, il capitale diventa lì soprattutto un soggetto. Prima si capiva che era il capitale, si conosceva il padrone, no? Si conosceva quello che possedeva la terra, si conosceva quello che aveva fatto l'impresa. Oggi capitale è un soggetto e addirittura si dice sono dei meccanismi, sono i mercati finanziari il capitale, no? E allora si dice chi comanda? Oggi si dice è il capitale mondiale. E chi è il capitale mondiale? Buffett? Gates? Goldman Sachs? Unicredit? Mediobanca? Chi è Mediobanca? Sono gli azionisti, capirà. E chi sono gli azionisti? Allora,
vedete, immediatamente sempre su questo primo punto, cioè di chi determina il valore, cosa sei il valore, il valore contribuisce alla ricchezza del capitale, ecco che arriva un elemento strepitoso negli ultimi anni, di come le regole della caccia sono state completamente trasformate, in cui si dice, oh, tu, governo, e tu devi ascoltare i mercati finanziari. E bisogna fare le cose affinché i mercati finanziari non si arrabbino. Monti, Prodi, Bersani, Berlusconi hanno sempre detto questo negli ultimi anni, hanno sempre detto, bisogna ascoltare i mercati finanziari, si può mica andare contro i mercati finanziari. Sono i mercati finanziari che dominano, che decidono cosa bisogna fare. Le regole della casa mondiale sono il capitale mondiale. Mercato finanziario mondiale. Sono loro che dicono devi investire nell'automobile, o devi investire nel latte, o devi investire nei cimiteri, o devi investire negli ospedali, sono loro. E i governi? Ah, i governi devono ascoltare i mercati finanziari. Per questo ogni sera vi raccontano fandonie alla televisione facendo vedere dei grafici che non capite e che tra l'altro non servono a nulla, per questo non li capite, perché non servono a nulla, non dicono niente, no? Vedete dei flash, sentite parlare di spread che non serve a nulla, sentite parlare di tassi di interesse che non si capisce nulla, tutti perché? E allora il capitale parla e dice, ah, i valori borsistici cambiano, fluttuano. E non si capisce più dov'è il valore. E quando i nostri governi negli ultimi 10-15 anni, a partire dalle autorità europee, hanno sempre detto che bisogna ascoltare i mercati finanziari, hanno creato le basi dell'antipolitica, sono loro che hanno creato l'antipolitica. Perché hanno detto che gli stati non servono a nulla. I governi non servono a nulla. Quante volte avete sentito dire dai nostri governanti bisogna ascoltare i parlamentari europei? Mentre ogni giorno vi dico che bisogna ascoltare i mercati finanziari. Chi ha discreditato i parlamenti? Chi ha discreditato il ruolo della politica? Primo, furfanti come Berlusconi e l'illegale criminale come Berlusconi e poi tutti gli altri gentilissimi che hanno raccontato che i mercati finanziari sono quelli che determinano il valore. Com'è che il capitale determina questo valore nell'economia attuale? Lo fa effettivamente attraverso cosa? Va attraverso le imprese, non pubbliche, le imprese private. Chi è l'organismo, l'istituzione la più adatta a creare ricchezza nella nostra società? Sono i miei ministeri, si dice, no? È giusto? Sono miei sindacati, si dice, no? È giusto? Chi crea ricchezza per il capitale? L'impresa, l'impresa privata. Perché si dice che l'impresa privata è il soggetto migliore che garantisce che l'utilizzo delle risorse disponibili nel mondo intero conduce alla creazione di ricchezza ottimale per il capitale? E dice, perché l'impresa è libera, perché l'impresa deve poter utilizzare le terre africane per produrre dei materiali vegetali per fare il biofuel, il biocarburante, perché l'impresa può andare a prendere il territorio di Buenos Aires e fare le case che costano meno. Perché l'impresa può andare a prendere il
petrolio lì, può andare a prendere il gas, le sciste bituminose nel Canada, oppure è libera perché deve avere disponibilità di accesso. Perché l'impresa poi è quella che può reclutare le risorse tanto e i redditi più elevati. Per cui questi grandi dirigenti devono avere sempre dei buoni di uscita, dei salari terribili, perché se no vanno altrove. L'impresa privata, se volete un pochino, se me lo permettete, non vi arrabbiate contro di me, vorrei utilizzare una metafora tipicamente cristiana. Mi sia concesso. Mi è concesso. Finora, come abbiamo parlato, abbiamo detto che finalmente colui che dà il valore è il capitale, cioè è Dio, il capitale è Dio, quello che dà valore a tutto, quello che determina il parametro, no? No? In una concezione cristiana è Dio. E l'impresa che cos'è? L'impresa è il figlio, è un pochino il Gesù nella nostra concezione teologica, che realizza le prescrizioni del capitale, di Dio. E questa impresa, allora, com'è che mette insieme tutti questi meccanismi per produrre il capitale alla gloria di Dio, no? Perché ha ricchezza, utilizzando le opere del creato, no? Io sto utilizzando sempre ora questa parabola. Lo Spirito Santo chi è allora? Il mercato. Il meccanismo del mercato è permette questo spirito, queste imprese, di raggiungere la finalità di creare la ricchezza mondiale per aumentare il benessere del capitale e la sua utilità. E se tu vai contro i meccanismi del mercato sei fuori. Se tu non rispetti l'impresa non sei fuori. Se tu vuoi mettere una tassa sul capitale, per esempio, sei fuori. Ecco allora che la conoscenza diventa lo strumento, come nella concezione cristiana, la grazia, no? Qual è la grazia oggi nell'economia attuale? La grazia è la conoscenza. Tu conosci e hai i veri saperi al buon momento, nel momento giusto, per le cose giuste, nel territorio giusto. E questa grazia te la devi acquistare. E questa grazia non ti è data per sempre. Se tu non ti formi ad avere sempre le conoscenze e tu perdi il ritmo dei saperi, e tu sei fuori, cade in disgrazia. E una delle più grandi disgrazie che puoi avere nell'economia attuale è di non essere competitivo, di non essere forte, di non essere il migliore, di non essere il più bravo. Perché se tu non sei competitivo, e tu sei tagliato via. Se tu non hai i saperi competitivi, se tu non hai i beni competitivi, se tu non hai le tecnologie competitive, tu sei povero. E tra l'altro avete visto in questi ultimi tempi, più forte è Apple, poi è diventato Samsung, poi è Nokia, e poi è diventato Apple, e poi è... tutti sono sempre competitivi tra di loro. E si eliminano dal mercato, non all'altro, il mercato, lo Spirito Santo, che ti elimina, che ti porta o non ti dà la grazia. Forse non so se vi sto un pochino annoiando. Vi vedo però un pochino perplesso. Abbastanza.
Spero che la perplessità sia dovuta al fatto che queste cose sono un pochino vere. E sapete, noi non accettiamo sempre la verità. La verità ci rende un pochino difficile da capire, no? E quindi sono contento se questa perplessità è dettata, la vostra perplessità, dal fatto che vedete che c'è un po' di verità in quello che dico, io sono felice, allora ho realizzato il mio obiettivo, perché il mio obiettivo era venire qui per mettermi in crisi, ecco. Non dica per darmi. Allora, in questo senso, e vorrei terminare la descrizione dell'economia come oggi, quello che è successo è molto interessante anche perché è grave. La prima cosa che è successo è la mercificazione di ogni forma di vita. Ogni cosa è stata mercificata a valore, come giustamente si diceva, nel valore di scambio. Tu vali perché ti posso comprare, tu vali perché ti posso utilizzare. Perché se ti posso utilizzare perché mi produci capitale a me, allora tu vali. E tutto deve essere mercificato. Ecco perché abbiamo mercificato l'acqua. L'acqua è la merce. Lavoro. Abbiamo mercificato la conoscenza. Il lavoro. Abbiamo mercificato il lavoro. Il lavoro è merce. Quando abbiamo creato le agenzie di interim, abbiamo creato il lavoro come merce, sono le agenzie che prendono il lavoro come merce. Tant'è una volta a Bruxelles uno mi ha raccontato che aveva fiducia, che era andato a domandare un lavoro, ma era colui che voleva dare del lavoro alla gente, e gli ha detto il direttore dell'agenzia interim, gli ha detto: chiedo scusa, ma oggi non abbiamo la merce che lei domanda. Perché le agenzie di interim considerano il lavoro una merce. Te l'ho affitto, te lo do. Cioè, te lo do per 3 giorni, te lo do per 3 mesi. La precarietà del lavoro è legata alla mercificazione del lavoro. Perché la merce non ha diritti. Gli esseri umani hanno dei diritti, ma le merci mai. Se volete bene a un gattino, gli riconoscete anche il diritto di bere, di mangiare, ma se non volete bene un gattino, vedete, un gattino non è una merce, lo potete comprare, uccidere. Non è che lo salvaguardate il gattino. Come non si salvaguardano più gli esseri umani? Perché gli esseri umani sono diventati merci. E i microbi, e le piante, e gli animali, tutto è merce. La mercificazione della vita è la caratteristica fondamentale dell'economia attuale. E quando gli asili infantili sono diventati servizi mercantili, per esempio, se vi avessi domandato cos'è la ricchezza, perché siamo partiti da lì, no? Quanti di voi avrebbero risposto la ricchezza? Beh, un asilo infantile. Invece quanti di voi hanno già risposto la ricchezza? Un portafoglio, se una casa, se l'automobile, se c'è denaro, no? Ed è una ricchezza di tipo individuale, mentre invece un asilo infantile è una ricchezza collettiva. Però non è più una ricchezza collettiva l'asilo infantile, perché se devo pagare per mandare i miei figli e i miei nipotini in un asilo, perché lo devo pagare, se non pago non me lo tengo. Ecco che l'asilo infantile non è più una ricchezza. Addirittura è una ricchezza individuale perché posso permettere di pagare. E la mercificazione della vita cosa significa? Si
significa che il tutto ha valore nella misura in cui può essere comprato e tutto ha valore nella misura in cui posso comprare. Per questo il potere d'acquisto è diventato l'elemento più importante nella nostra vita. Se il mio potere d'acquisto non aumenta, io sono finito. Se io non ho più potere d'acquisto, non esisto. Cosa esiste? La donnina di 85 anni in una periferia di Milano che ha 300 euro di potere d'acquisto. Che vale? Vale un tutto. Una donna di 85 anni sola che ha 300 euro di pensione non vale niente, può morire, sola o accompagnata, non vale nulla. Mentre invece un agente finanziario di Unicredit oppure di Mediobanc di 23 anni che guadagna 15.000 o 30.000 euro al mese, quello vale perché quello produce. Ricchezza per il capitale. E il potere d'acquisto significa che tu esisti in funzione del numero delle cose che sei stato capace di comprare e di possedere. Ecco perché il disastro attuale è che se è vero che io posso avere accesso a un reddito se sono una merce, una risorsa umana che lavora, e perché lavora come risorsa umana merce ricevo un compenso che mi dà il potere d'acquisto, ecco che la dissociazione tra lavoro e reddito, la dissociazione del reddito monetario dal reddito reale sociale sono cose fondamentali. Non si può restare nella logica che io ho diritto come essere umano a vivere solo perché ho accesso a un lavoro che mi permette un reddito di poter comprare. Perché se manteniamo questo legame tra reddito e lavoro retribuito, per cui io posso avere allora diritto alla salute, all'educazione, all'alimentazione, all'acqua, alla casa, solo perché ho un lavoro retribuito, non perché esisto, perché sono essere umano, ci troviamo che oggi, quando il capitale ha rarefatto il lavoro, perché il lavoro diventa un costo, avete mai sentito parlare, salvo per i dirigenti, del lavoro come creatività? Normalmente il lavoro è un costo, si dice che bisogna ridurre i costi del lavoro, no? Cioè noi esseri umani siamo un costo, che bisogna ridurre. E quanto più diciamo che non ho bisogno poco di lavoro perché posso sostituire il lavoro umano con la tecnologia, e non per nulla la conoscenza utilizzata per sviluppare la tecnologia che rimpiazza l'essere umano nel lavoro, è evidente che continuare a mantenere il legame tra reddito, cioè di potere d'acquisto in questo senso, e lavoro è micidiale. Ecco da lì, per esempio, tutta la gente da 30 anni si batte per il reddito di cittadinanza, per il reddito minimo, per il salario almeno minimo. Quando c'è in Francia è stato instaurato il reddito di cittadinanza, no? Che oggi è 1.100 euro in Francia. Perché? Perché no? Tu devi esistere, mica ti esisti perché no? Cioè è solo l'amore dei genitori verso i figli che fa sì che i figli devono esistere. Perché? Solo quando un corso è dipendente hai diritto a ricevere la vita perché è segno di amore, poi quando comincia ad essere produttivo come risorsa umana, allora non hai più nessun diritto se non quello di lavorare nelle condizioni in cui il capitale determina che è buono lavorare.
mercificazione della vita si è tradotto nello spappolamento della società. Lo spappolamento della società significa aver atomizzato le relazioni fra la gente. Perché? Perché la mercificazione della vita significa che niente è comune a tutti noi, non abbiamo niente in comune. I beni comuni dove sono? Potete rispondermi alla domanda, voi cosa avete in comune in Italia, ad Avezzano, cosa avete in comune? Quali sono i beni che avete in comune? Cioè di cui siete responsabili, di cui siete coproprietari, di cui siete i protettori, di cui siete i regolatori della casa, cosa avete in comune? Ancora l'aria forse. Allora come fate a creare una società se non avete niente in comune? Che società si è? La società è socius, no? Essere associato. Ma se non avete niente in comune, su che cosa vi associate? Chi ha distrutto il concetto di comunità? E quindi di polis, di politeia, quindi di politica. Non è mica il grillo che fa l'antipolitico. Sono tutti coloro che hanno mercificato i beni comuni partendo da non solo quel furfante criminale di Berlusconi, ma anche addirittura a partire da... A partire di Bersani. Io che ho lottato, non certo le persone. Io ho lottato per anni. No, io vi dico la verità, poi se questo vi piace o non vi piace, mi dispiace se non vi piace, e mi dispiace, mi fa piacere se vi piace. Però questa è la verità, da 20 anni io, con tanti altri in Italia e nel mondo, siamo battuti per dire l'acqua un bene comune. A parte quelle categorie che ho già menzionato come furfatti, io ho avuto in Italia 3 grandi nemici, i più forti oppositori: Bersani, Errani, Martini. Presidente della Regione Toscana, presidente della Regione Emilia, presidente della Regione Emilia. E il più grande oppositore fu il ministro dell'economia e della produzione Bersani, il quale nel 2008 criticò il governo Berlusconi quando adottò la legge sulla privatizzazione dell'acqua, che poi con il referendum uno ha tentato di eliminare, perché criticò la legge di Berlusconi non perché lo criticò perché aveva fatto la privatizzazione, ma perché non aveva spinto assai bene chiaramente la privatizzazione dei servizi. In alleanza con la Zillotta. Goldman Sachs. Quando non abbiamo beni comuni, spero che pensate che io vi dica le cose come le penso, non che faccia diplomazia linguistica, no? Quando si privatizzano tutto, si privatizzano tutte, se non abbiamo beni comuni, dov'è la giustizia? Perché ci sono certi beni comuni che sono tali perché sono essenziali, insostituibili alla vita e che non possono essere accessibili unicamente attraverso i mercati, attraverso il meccanismo di mercato, quindi attraverso il mercato, lo scambio, quindi attraverso un pagamento e quindi attraverso il mio potere d'acquisto. La salute che cos'è? È un bene a cui c'è un servizio essenziale e sostituibile per la vita per tutti, oppure è un bene privato la salute? L'acqua. Perché l'acqua è un bene? Perché è essenziale e sostituibile alla vita. Non si può vivere senza acqua. Come non si può vivere senza conoscenza?
Per questo la universalità e l'accesso universale all'educazione, alla conoscenza, a imparare l'ABC, a imparare la lingua, fu considerata una delle grandi conquiste di progresso sociale. Per questo portare l'acqua potabile con le fontane in un villaggio fu considerato un grande progresso. Per questo creare gli ospedali, investire la ricchezza collettiva, per creare una ricchezza collettiva, un ospedale è una ricchezza collettiva, non è un bene privato accessibile da consumare e non si consuma la stanza dell'ospedale, non si consuma l'apparecchio per fare lo scanner, non si consumano i medicinali. Come io non consumo l'acqua, come non consumo i banchi di scuola, come non consumo l'asilo infantile, come non consumo la sicurezza. Perché la sicurezza interna e esterna è considerata un bene comune per tutti? Voi pagate i carri armati? Sì. Le tasse, chi finanzia i carri armati in Libia che abbiamo utilizzato? Chi finanzia il costo della morte di un soldato giovane in Afghanistan? Perché noi sappiamo quanto costa la morte di un soldato giovane che mandiamo in Afghanistan, la sappiamo quanto costa. Chi finanzia questo costo? Il bilancio, non dello Stato. E perché allora non facciamo finanziare dal bilancio dello Stato il costo dell'acqua? Perché il costo dei carri armati è più importante del costo dell'acqua. Perché dobbiamo pagare il prezzo dell'acqua direttamente il consumatore? Tanto è vero, ci dice, no? Noi non siamo mica più cittadini quando rispetto all'acqua, siamo dei consumatori, degli utenti. Ci abbiamo un diritto come cittadino all'acqua. Tu paghi, allora ce l'hai, se no te lo paghi. Tu non paghi la cosa dell'ospedale e non vieni, non vai in ospedale. L'economia attuale, quindi, che ha mercificato, che ha spappolato perché ha ridotto tutto al potere d'acquisto individuale, che ha distrutto i beni comuni, che non educa alla ricchezza collettiva, che stimola e spinge tutti quanti ad avere la ricchezza individuale perché è l'unica condizione della sopravvivenza, in un contesto in cui abbiamo distrutto la società, è chiaro che dobbiamo allora salvaguardarci ciascuno per conto nostro. Questa economia è diventata la forma più avanzata del furto dell'umanità e del furto del futuro. Permettetemi di illustrare un pochino questa nuova affermazione, che l'economia attuale è predatrice, fa il furto dell'umanità e fa furto del futuro. Cosa significa l'umanità? L'umanità cos'è? L'insieme degli esseri umani? L'umanità, 7 miliardi di esseri umani, cos'è l'umanità? Una nozione statistica l'umanità. Voi fate parte di una nozione statistica. Voi fate parte dell'umanità come una nozione statistica. Come si fa parte di un gregge. No? Cos'è l'umanità? È una convivenza. Eh? È una convivenza all'interno di un progetto, di un cammino. Allora c'è questo. L'umanità è il vivere insieme.
è l'insieme degli esseri umani che vivono insieme. Ecco che l'anomia, le regole della casa, la casa è l'umanità. E la casa, noi siamo gli abitanti della casa. E l'umanità è l'abitante della casa. Anche se siamo in 12 piani. E in una casa, mica coloro che stanno nel 12° piano sono migliori di quelli che stanno in cantina. Allora, l'economia attuale che abbiamo descritto rapidamente così, fino ad ora, fa permettere all'umanità di vivere insieme? Quando l'economia attuale, che si è basata su questa specie di crescita infinita dei prodotti di utilità per ricchezza per capitale, attraverso il sistema di globalizzazione dell'operato, delle imprese che sono giudicate in funzione del rendimento finanziario, quindi un'impresa che può fare delle belle cose però non dà un ritorno sugli investimenti elevato è eliminata dalla borsa, non serve a nulla. Anche un'impresa che fa delle buone cose però non dà un ritorno elevato, via. Questa economia ha fatto il furto dell'umanità, ha rubato l'umanità, perché ha tolto la vita all'umanità, perché ha mercificato l'umanità. E questa economia poi ha fatto il furto del futuro, perché non permette all'umanità di pensare e progettare, perché questa economia ha rubato il possibile. Questa economia dice: tu puoi fare solo quello che dicono i mercati finanziari, tu puoi fare solo il possibile che noi ti permettiamo, non hai diritto di sognare, non puoi sognare, non c'è alternativa. Quante volte avete sentito dire non c'è alternativa? Quindi non c'è futuro. Hanno rubato il futuro, hanno rotto la capacità dinamica di pensare e desiderare il futuro. Addirittura quello che ancora oggi è Presidente del Consiglio dei Ministri, un anno fa iniziando, aveva detto che oramai siamo in una situazione in cui, parlando del 25-30% dei giovani che in Italia non hanno occupazione, ha detto: purtroppo dobbiamo constatare che ci sono delle generazioni sacrificate. Come si fa? Come si fa a dire che ci sono delle generazioni sacrificate? E che diritto hai te di dire che l'altro è sacrificato? E di pretendere che ci sono migliaia, centinaia di migliaia, milioni di gente nel mondo che sono sacrificate? Di chi? A nome di chi? Per chi? Questi 3 miliardi di gente che vive con meno di 2 euro, sono 3 miliardi secondo anche la Banca Mondiale, quelli che hanno meno di 2 euro al giorno come reddito, sono sacrificati. E chi ha deciso che devono essere sacrificati? Il Dio capitale, il figlio impresa, lo Spirito Santo del mercato. Allora, questa gente che ha rubato il futuro, perché deve essere ancora il dirigente del presente? Su quali diritti possono rivendicare che devono ancora orientare le dinamiche dell'esistenza? Allora, ecco, io mi fermo qui per la denuncia e vorrei rapidamente fare degli schizzi di cosa
si dovrebbe fare l'economia, la regola della casa, le regole della casa. Beh, la prima regola per un'altra economia è affermare il principio del diritto della vita, è il principio dell'integrità della vita. Principio del diritto alla vita significa che nessuna forma di vita può essere sacrificata sull'altare di non so cosa, e che quindi il rispetto, la promozione, la responsabilità di salvaguardare, di proteggere, di espandere le forme di vita è il nostro primo compito, la nostra prima umanità. La vita deve essere integrale, di integrità, perché la vita non è solo la vita della specie umana, noi facciamo parte della vita. Noi non siamo delle meteoriti come ora Chelyabinsk, dei meteoriti che arrivano sulla Terra e possono seminare disgrazia o fortuna dappertutto. Noi facciamo parte della vita, noi siamo risultato della vita. Che voi crediate alle teorie creazioniste o evoluzioniste, noi facciamo parte della vita. Noi condividiamo con il maiale il 98% di tutti i nostri geni, noi condividiamo con i rani il 70% dei nostri geni, noi siamo parte della vita, risultiamo dalla vita, noi siamo terrestri, noi siamo abitanti del pianeta, e il diritto di vita e della vita è la prima regola che dobbiamo affermare. Seconda regola che dobbiamo affermare è che non si può vivere senza comunità di beni. Noi dobbiamo decidere una nuova generazione di beni comuni che non hanno una specificità territoriale, cioè i beni comuni non possono essere quelli dell'Abruzzo o solamente, come dicono i veneti, primi noi veneti. O come dicono i britannici, first Britain. Quindi i beni comuni è il secondo principio, la seconda regola. Grazie. Però la condividiamo. Sei sete, prendila. Non per me. Allora lo lasciamo lì per il momento. Il secondo principio è quello dell'economia dei beni comuni. E dobbiamo dire che ci sono dei beni comuni, non tutto è bene comune, e che dobbiamo cominciare dall'essenziale. E quindi, per esempio, la terra, le foreste, il capitale biotico, quello è un bene comune, l'aria, l'acqua, il sole, l'energia, il sole, la conoscenza, la sicurezza. Sono beni comuni e dobbiamo fare le regole o nazionali per cominciare, però soprattutto si bisogna cominciare a livello mondiale, bisogna riconoscere l'acqua un bene comune mondiale, che le foreste primarie, quelle che vengono da 2-3 milioni d'anni, queste foreste primarie sono dei beni comuni mondiali, come l'Antartide. Non l'abbiamo ancora riconosciuto come bene comune, però abbiamo riconosciuto come bene di nessuno. Cioè abbiamo detto nessuno può diventare il trattato sull'Antartide del 1993. Non si sono messi d'accordo per dire un bene comune. Hanno detto nessuno può appropriarsi dell'Antartide. Già un piccolo passo. E bisogna fare quindi la politica dei beni comuni. E non per nulla si
cominciare anche al comune. Quanti comuni ora hanno detto, fatto le dichiarazioni ai consigli comunali che dicono l'acqua è un bene comune del nostro comune? Tra l'altro mi permetto di ricordarvi, ecco l'economia anche, che comune viene da cum munis, come anche comunione eccetera. E munis cos'è? Munis è la munizione, cioè dei mezzi, gli strumenti. Quando si dice io vivo in comune, significa io condivido i mezzi dell'esistenza. Non significa condividere per carità, eccetera. Significa riconoscere che la mia esistenza è condizione dell'esistenza dell'altro e l'altro è la condizione della mia esistenza. Lo stesso vale per esempio per i beni comuni della responsabilità. La solidarietà, anche questa viene dal latino in solido, è una figura giuridica in solido che dice che tu sei responsabile. Solido significa anche poi solido, duro, compatto. La solidarietà non è fare la carità. La solidarietà non è essere gentile, essere bravo. La solidarietà significa essere responsabile. Io sono solidale quando sono responsabile, non perché condivido 50 euro con l'altro a Natale o a Pasqua per far bene a qualcuno, a dargli da mangiare perché non ha niente a mangiare. La vera solidarietà è quella di essere responsabile perché non ci sia più nessuno che non abbia di che mangiare. Questa è la vera solidarietà. In questo senso, per esempio, ieri sera avevo un dibattito anche con Caritas e dico, l'unica cosa buona e importante non è che voi facciate la carità come Caritas, che aiutate i deboli, aiutate gli ammalati, aiutate gli affamati, cioè, questo è giusto e buono che lo facciate, se no. Però dovete lavorare per evitare che ci siano gli affamati, gli assesati e quelli che non hanno posto, perché l'obiettivo di Caritas dovrebbe essere che fra 15 anni non c'è più bisogno di Caritas, non che ci sia ancora più bisogno di Caritas, perché se c'è ancora più bisogno di Caritas significa che abbiamo fallito tutti, no? E questo è il secondo principio, quindi per il terzo principio dell'economia è che ci sia una finanza messo a servizio della vita. Oggi la finanza non è mica messa a servizio della vita, l'abbiamo visto. E cos'è la finanza? La finanza è quei meccanismi che abbiamo inventato del legame tra risparmio e investimento. La finanza serve a quello. Serve a permettere che la gente, la società, risparmi, mettere da parte una parte della ricchezza prodotta per investire. Ma non per investire per far crescere la ricchezza di una parte dell'umanità, ma investire per far crescere la disponibilità dei beni comuni che sono essenziali e sostituibili per la vita, per tutti e non per te. La finanza speculativa che è diventata la caratteristica fondamentale della finanza attuale è un furto, perché la finanza speculativa significa togliere la ricchezza reale per aumentare una ricchezza puramente finanziaria che dà valore alla ricchezza finanziaria per far creare la ricchezza finanziaria. Per questo più tu hai lo sviluppo dei mercati finanziari che non corrispondono a nessuna creazione di ricchezza reale a beneficio dei miliardi di gente. Ora, che pensate voi di un'economia dove 100 persone, cioè dire i primi 100 miliardari dei 1471 miliardari recensiti nel 2012. Il miliardario significa avere un miliardo di dollari per far parte della lista dei miliardari.
Ci sono 1491 nel 2012. 1400. I 100 primi miliardari hanno due volte più la ricchezza di 981 milioni di gente. 100 persone, quasi lì siamo 100, no, non siamo, 50. 100 quindi fatte, eh? Si capisce cosa significa 100 persone. E hanno due volte più di quasi un miliardo di persone. Un miliardo di persone messe insieme arrivano ad avere la metà di quanto 100 persone hanno. Oh, e vi pare giusto questo? E che fate? E che facciamo? Beh, quello che facciamo vogliamo diventare anche noi miliardari, eh? E questa è una maniera di essere. Per ricordarlo a quel primo ministro ancora in carica che diceva che non si può, ci sono generazioni sacrificate, tutti questi giovani, e che e diceva anche lui che bisognava ascoltare i mercati finanziari, mi permetto di ricordarlo che una settimana fa la Banca Mondiale ha cacciato fuori alcune statistiche che mostrano che nei 100 miliardari, i primi 100 miliardari, hanno visto la loro ricchezza nel 2012 aumentata di 240 miliardi di dollari. 100 persone. Ora noi sappiamo dalla Banca Mondiale da 20 anni che sarebbero necessari 180 miliardi di dollari all'anno per 10 anni per permettere a tutti quanti i miliardi del mondo di avere accesso a 50 litri d'acqua potabile, di avere accesso a 30 metri quadrati come abitazione, di avere accesso a tutti i servizi di salute di base e di avere accesso alla scolarizzazione obbligatoria fino a 12 anni. E sono 30 anni che non abbiamo mai trovato questi 180 miliardi. 180 miliardi. Ma dal 2008 ad oggi abbiamo trovato 53 mila miliardi per salvare le banche che avevano messo in crisi tutto il mondo. Scusate, di fronte a queste cose che si fa? Come se ne esce? Che si fa? Ecco allora che battersi, il terzo principio, battersi per la finanza, che non sia la finanza della finanza oggi, è fondamentale. E quando termino, perché vedo che ho superato i tempi che mi erano stati dati, ecco, il quarto principio fondamentale effettivamente è garantire il diritto di vita ed esistenza indipendentemente dal contributo alla creazione di ricchezza individuale per il capitale delle nostre società. Quindi questo significa cosa? Significa affermare che il principio della protezione della sicurezza collettiva chiude il cerchio ripartendo dal diritto alla vita e che quindi le ricchezze che noi produciamo devono essere messe a servizio di questa sicurezza collettiva e che la sicurezza collettiva allora la si fa per esempio disarmando il militare come disarmando la corruzione, la mafia, le mafie, disarmando cioè dire i processi di appropriazione illegale, ingiusta, ineguale delle ricchezze di cui la terra è piena. Ecco, un'altra economia è possibile. E c'è un'altra condizione fondamentale, quindi non è più l'obiettivo, ora poi ci sono le condizioni, ma non ho tempo di parlarne. Ma una delle condizioni è reinventare la cittadinanza, i civis. Reinventare le città come luogo di
vivere insieme i cittadini, gli abitanti della terra, e ricittadinare la città, cioè dire di mettere non i consumatori del territorio, i consumatori di energie, i consumatori dell'acqua, i consumatori della casa, i consumatori delle strade, i consumatori di energia nelle città, ma mettere i cittadini nelle città. Ed ecco perché rimettere i cittadini in città passa attraverso i consigli di comunità. Allora ecco la politica libera, la politica aperta, gli spazi aperti. Perché solo se prendiamo questa coscienza di far parte della rete di comunità, possiamo promuovere i beni comuni e possiamo promuovere una maniera di fare economia, la finanza, per esempio, il risparmio. Il fatto che ci fu nel 93 un testo unico sul sistema bancario in Italia ha creato questa non distinzione più fra le banche di deposito, le banche di credito, le banche di investimento, non ha fatto la differenza fra casse rurali, fra industria, banca per l'industria, tra cassa o cooperativa per il finanziamento del commercio, delle piccole imprese. Ormai non c'è più tutte queste distinzioni, non ci sono più queste regole. C'è total banking, una banca universale che fa tutto, dall'assicurazione al prestito, al credito, al finanziamento, e che quindi cioè, è sempre più grossa, e quindi pensa solo ad avere il titolo di capitalizzazione delle azioni, e poi per il resto non si interessa più di nulla. E bisogna cambiare questo, è possibile. È possibile. Ed ecco l'altra economia. E in questo senso ho visto che tu volevi sapere cosa penso di Grillo, sì, dei grillini. Io penso che io sono stato fra quelli che ho un pochino contribuito a portare Grillo a sua questione dell'acqua e ho avuto il privilegio di presentare la prima delle 5 stelle sull'acqua pubblica a Firenze in marzo del 2011, quando si lanciò il Movimento 5 Stelle e si presentavano i vari punti del movimento comunale. E io, Grillo, mi domandò di presentare l'acqua pubblica. E tant'è che ancora oggi insistono sempre questi grillini sull'acqua pubblica come prima cosa da fare. E io ne penso bene, di quel movimento che dice voi avete distrutto la politica. Avete, chiedo scusa l'espressione, sputtanato la politica, perché avete detto che bisognava sentire i mercati finanziari, basta. Che avete cominciato a parlare di costo della politica come il costo del lavoro, come il costo dell'essere umano. Allora il costo della politica è il costo soprattutto della non politica. E io penso questo. E penso che bisogna sostenere per appunto il diritto di il reddito di cittadinanza. I dominanti ti dicono, ma come? Tu vuoi avere il diritto a avere del reddito senza fare niente? E lo vuoi dare anche agli immigrati? Ma tu sei proprio matto, volerlo dare anche agli immigrati. E che contribuiscono loro al benessere dell'Italia? E poi arriveranno tutti qui. E come si fa? Non ci abbiamo soldi. I soldi per gli F-13 ce li abbiamo, che 35 ce li abbiamo, no? E quindi ecco, io penso che oggi è importante e bello che finalmente ci sia stata una parte dei cittadini, come brutto e malvagio c'è una parte dei cittadini che continua a mantenere dei furfanti banditi come espressione dei rappresentanti dei cittadini. Ma quelli sono le imprese.
convinto, sono convinto che questa parte della gente che ha votato voleva qualcosa di cambiamento importante, radicale, e che oggi la radicalità delle proposte non è perché sono quelli che fanno la radicalità delle proposte che sono cattive. La radicalità delle proposte è perché hanno creato un sistema talmente cattivo, talmente disumano, talmente distruttore della vita, talmente distruttore della comunità, talmente distruttore del pianeta, talmente distruttore dei beni comuni, che bisogna essere radicali. Che vai a fare le piccole cose, che vai a fare un dolcino e ti riguarda per piacere, sii gentile. Quando qualcuno dice che c'è il diritto che ci siano delle generazioni sacrificate, bisogna essere radicale contro queste persone e dire: tu non hai il diritto di parlare, che è una radicalità forte, no? Come fai a darti il diritto di dire che ci sono le generazioni sacrificate di giovani che sono ora 40% nel mezzogiorno, e dire che purtroppo sui mercati finanziari è così? E allora come fai te? Che proponi? Vai a dire cose dolci, ma sai, forse sarebbe bene che tu cominciassi a fare una commissione d'inchiesta che studierebbe di come eventualmente i giovani si potrebbero essere ritornare nel mercato del lavoro nel mezzogiorno. Che fai questo? La radicalità delle proposte è il radicalismo cattivo, cinico dei dominanti che hanno condotto le situazioni ad avere 40% dei nostri giovani che non sanno e non sapranno cos'è il lavoro, e che per questo addirittura non sapranno nemmeno cosa significa reddito. E allora noi tutti siamo contenti di dire: sì, però l'Italia sta bene perché ancora abbiamo la cultura della famiglia, ci sono i genitori che loro, i bambini vivono ancora con i genitori fino a 30 anni, ma questo è un bagianato. Ecco per cui penso che ci sono dei momenti nella storia delle società umane dove la radicalità è la medicina importante, ma non per eliminare, perché la radicalità non è per eliminare, è eliminare che ci siano ancora processi di radicalizzazione negativa, è una radicalità per costruire, per ridare capacità al futuro, per ridare il senso di volontà dell'umanità, per ridare gioia. Quando questi che si incontrano a Bruxelles facendo questi spettacoli dei grandi vertici drammatizzati per poi non fanno niente, questa è una radicalità spaventosa. Questi non pensano a miliardi di gente. Questa gente, si dice, non pensa ai 500 milioni di europei. Non per nulla le varie televisioni la sera vi danno diagrammi, cifre che non dicono niente. E non dicono niente perché, per l'appunto, pretendono che non devono dire niente, perché se dicessero qualcosa voi lo capiste e non sareste lì a guardare e sareste nelle strade. Quindi ecco un pochino quello che pensavo di poter rispondere alla domanda per un'altra economia. Però se volete un altro stile nel dibattito, posso prendere lo stile di professore accademico, so farlo, va bene. So farlo e posso anche farlo se preferite questo. Se invece è ancora amato che uno ci sia un po' con passione, posso continuare come ad ora. Ma se no, se volete un professore accademico, guarda, ve lo faccio subito, no, e non capirete più. Una o due domande, un quarto d'ora massimo, perché vedo che sono le 8 meno 5. 8 meno 5. Io volevo chiedere al professore se ci dice che cosa pensa del comunismo, dottrina abbandonata e distrutta dal capitalismo. Lei Sempre,
diciamo che l'umanità ha messo a queste cose che ci ha illustrato, il comunismo l'hanno distrutto. Sa come oggi certe persone come me sono chiamate da alcune persone, bene comunista. Io sono, nei giornali alcuni hanno detto che sono un bene comunista, perché mi batto per i beni comuni, pensando che siccome uno diventa bene comunista non sarebbe uno schiaffo in faccia, una maniera di discreditarlo, eccetera. Io sono un bene comunista e sono fiero di essere. Per quanto riguarda il comunismo dell'Unione Sovietica, ne penso il più un gran male possibile. Ne penso il più gran male possibile. L'unica cosa però lei dovrebbe spiegare perché quando uno parla di cose belle e positive lei ritorna al passato di 50, 100 anni fa. Io volevo sapere, abolita quell'idea, quell'ideologia, è esploso senza tappi il capitalismo selvaggio. Lei perché poi classifica subito in una scatolina? Siccome ho detto questo, allora sono comunista. No. Siccome allora voglio ritornare al comunismo del 1917, sa che ci sono 100 anni che sono passati fra il 1917 e il 2013. L'intrapresa dell'umanità poteva aiutare a cambiare questa economia di, non mi faccia dire. Quale? Quella del. Quella di Marx e di Weber. Lasciamo perdere la realizzazione del comunismo reale, io parlo di un'altra cosa. Potrebbe fare da contraltare a questa roba che noi non riusciamo a dominare, quindi siamo schiavi. Allora, io non so se nel 1848 il pensiero di Marx potrebbe essere risolvere i problemi di oggi. Non lo so, bisognava domandarglielo a quell'epoca. Poi io non so se Lenin facendo la rivoluzione con... approfittando di sti poveri militari marinai sulla corazzata Aurora che sono andata ad attaccare il palazzo d'inverno, non so con lei cosa mi avrebbe fatto dire oggi, ma io, la domanda viene sempre, ma perché se io parlo del 2050, perché uno deve dire, dice, ma lei è d'accordo con quello che hanno fatto nel 1917? Io voglio sapere lei, ci ha proposto delle vie di uscita da questa situazione, no? Che ha descritto, altrimenti diciamo che cosa si deve fare per distruggere questa economia perversa, vorrei sapere lei se ci fa intravedere un barattolo. Ho dato 4 elementi, sì, vabbè, non sono sufficienti, allora mi domandi questo. Lei dice perché l'integrità della vita, il diritto alla vita, la promozione dei beni comuni, una finanza diversa, la ricittadinare la città non sono sufficienti. Mi domando questo, io le dico. Come arriviamo a tutelare queste vie che lei cita? Come le realizziamo queste cose? Quella è un'altra storia. Vediamo. Allora, dice come si fa a passare dalle affermazioni necessarie alla realizzazione di questo obiettivo. Allora, prima cosa è vero che quando noi parliamo di grossi sistemi nessuno può pensare che i mutamenti dei grossi sistemi si possa fare in un anno, in 5 anni. I grandi sistemi che abbiamo creato sono risultati di decenni e sono risultati di forze a livello mondiale. Non si può pensare di cambiare un sistema forte, grosso, che risulta da dopo decenni accumulati a tutti i vari parti del mondo, perché si possa fare qui a Avezzano stasera, dici in 3 anni ti do la soluzione, noi di Avezzano ci mettiamo insieme e arriviamo. Sono cose, quando si analizza un fenomeno, no? E soprattutto un fenomeno societale come quello del mondo attuale, l'economia del mondo, bisogna mettersi una prospettiva di lungo termine. Bisogna mettere una prospettiva molto complessa, non è che dice uno subito tocca un punto e la rivoluzione si fa nel giro di 2 giorni, di 3 anni, di 5 anni. Pensi un pochino
superare per esempio il principio della sovranità nazionale a livello europeo per creare di cosiddetta comunità europea, e sono 60 anni che facciamo le cose e stiamo andando molte ore a ritroso. Quindi bisogna avere questa coscienza del senso delle misure, e questo senso delle misure poi non si fa con le parole di una conversazione di un'ora da parte mia. Il senso di misure significa che ci sono veramente centinaia di migliaia, milioni di gente che devono lavorare e battersi. Non è la proclamazione di un intellettuale che vive a Bruxelles, che viene qui a Avezzano, che sarà sufficiente. Solo la lotta politica, il cambiamento, la trasformazione sociale comporta tempi lunghi e comporta masse di milioni di gente. Non si può, quello che lei può cambiare è si può cambiare la maniera, per esempio, il comune di Avezzano di pubblicare gli atti matrimoniali, quello si può cambiare in un giorno, anche se il dibattito per cambiare questo può durare delle settimane, ma non si cambia un sistema. Noi stiamo parlando di sistemi, stiamo parlando di grossi sistemi. Quando si dice bisogna modificare i mercati finanziari, non basta una legge cambiare una legge in un solo paese, bisogna cambiare in tanti paesi tante leggi e durante tanti anni. Ma è chiaro che se non si comincia non si arriverà mai. Ecco per questo che funziona, per esempio, la novità, no, del Movimento 5 Stelle, ma hanno cominciato 6-7 anni fa. Non è che ora si dice, per esempio, uno scoppio, un successo improvviso, non è vero, hanno lavorato per 4, 5, 6 anni e si comincia. Il diritto alle ferie pagate, no? È una grande conquista sociale, no? Mica è sostenuto così. C'è gente che è morta, che si è fatta ammazzare, è andata in prigione affinché si riconoscesse il diritto al lavoro e il diritto alle ferie pagate. E chi proponeva nel 1927 tu mi devi pagare le ferie, era considerato un matto. Era considerato un matto. E poi ci sono stati centinaia di migliaia di matti e sono riusciti a far fare la legge. Se lei prendeva la lotta, per esempio, per il diritto a lavorare meno di 10 ore al giorno, ma ci sono stati 70 anni di battaglia per arrivare a lavorare meno di 10 ore al giorno in tutto il mondo. E quindi noi adesso non ti fanno lavorare più 10 ore, il lavoro è il principale. Noi vogliamo sapere, ma la crisi morde tutto il mondo, e penso che questi tempi così lunghi ci vorranno dei secoli, insomma, per vincere contro queste porte del male. E penso che sia importante oggi di dire, siccome il sistema economico pretende di poter produrre sempre di più le cose con meno lavoro, è saggio e importante dissociare l'accesso ai beni come reddito dal lavoro, perché se no si crea quelli che avranno accesso ai beni e quelli che non avranno accesso ai beni, e questo fossato sarà sempre più grande, come sta succedendo, perché il sistema non vuole più dare lavoro. La logica del sistema attuale dell'economia capitalista di mercato è di rarefare il lavoro, di renderlo raro. Per quale motivo? Come si vuole? Per quale motivo? Per quale motivo? Perché nella redistribuzione della ricchezza prodotta, lei sa che ci sono tre modalità nell'economia attuale di redistribuzione della ricchezza prodotta: la redistribuzione che va attraverso le tasse alla collettività, la redistribuzione che va al reddito da capitale e la redistribuzione che va al reddito da lavoro, no? Questa è come si distribuisce la ricchezza prodotta.
si pagano i lavoratori, si paga chi ha il capitale e si paga lo Stato. Se la parte che va allo Stato aumenta, è chiaro che quelli sia del reddito dal capitale che del reddito dal lavoro non sono contenti, no? Perché si aumenta le tasse, ecco perché la gente è stata educata a non amare le tasse, perché se va allo Stato non va né ai lavoratori né va al capitale. È un esempio, per esempio, di dire se la redistribuzione richiesta prodotta va sempre meno al reddito da lavoro, cosa hanno fatto i sindacati? Normalmente i sindacati hanno detto utilizziamo il capitale che abbiamo per anche noi andare al reddito del capitale e facciamo i fondi di pensione, no? I fondi di pensione è la maniera in cui il lavoro ha tentato di compensare la diminuzione della redistribuzione del reddito da lavoro e ai lavoratori ricevono, ora un po' i pensionati, ricevono una parte di ricchezza superiore grazie all'intervento nei mercati finanziari speculativi, per cui si ritrovano che le pensioni fanno aumentare il reddito distribuito al reddito da capitale. Per cui la sua nonna, che ha una pensione e che vede il suo reddito da pensione aumentare grazie ai fondi di investimento, ha tutto interesse che lei come nipote non abbia lavoro, perché se lei ha il lavoro una parte della ricchezza prodotta va a lei che ha reddito al lavoro, non va alla sua nonna come reddito da capitale. Per questo l'economia attuale ha creato che la nonna ha tutto interesse che il suo nipote sia in sciopero o eliminato, non abbia lavoro, e come lei ha interesse che la sua nonna muoia il più presto possibile, perché così non c'è una redistribuzione che va al reddito al capitale, va tra il reddito al lavoro da lei. Ecco, allora, per dire perché il reddito da capitale vogliono non far pagare il lavoro, vogliono diminuire la quota che è destinata al reddito al lavoro. E cosa sono riusciti a fare se non riescono a eliminare il lavoro? Riescono a far diminuire il peso sulla ripartizione della ricchezza prodotta derivata addotata al reddito dal lavoro. Quindi pagano i tassi medi di salario che diminuiscono. Mentre invece cos'era stato fatto da un'economia un pochino più giusta, come avevamo fatto negli anni 50-60? Cosa avevamo fatto? Avevamo fatto una redistribuzione che andava prima con la fiscalità, che creava allora gli investimenti nella ricchezza collettiva, negli ospedali, nelle strade, nelle scuole, per cui lei che lavorava, in aggiunta al suo reddito da lavoro, aveva il suo reddito reale, che era composto dal reddito da lavoro più il reddito sociale. Cioè invece che i trasferimenti sociali, no? Se lei non pagava le medicine, invece di comprarle col suo reddito da lavoro, riceveva un reddito reale, cioè aveva le medicine, senza pagare. Quindi il reddito da lavoro più il reddito sociale era il suo reddito reale. E questo aveva comportato una diminuzione della partecipazione nella redistribuzione al reddito da capitale, perché questi capitalisti sono arrabbiati. E per questo a partire dagli anni 60 hanno detto: ma sto Stato ci ruba, le tasse sono cattive, ci tolgono la capacità di investire, perché se noi non abbiamo reddito dal capitale non si investe e quindi la ricchezza diminuisce, eccetera, eccetera. E hanno cominciato a dire: qui bisogna diminuire le tasse, qui bisogna diminuire il costo del lavoro. Ed ecco che pian piano ce l'hanno fatta. E a partire dagli anni 70-75, in questi 30-35-40 anni, sono riusciti a far sì che il sistema sia sempre più favorevole nella redistribuzione della ricchezza al reddito da capitale. Ecco che quando oggi noi proponiamo, per esempio, mettere un limite massimo, per esempio, ai redditi da capitale, ai salari, ai grandi imprenditori, che diciamo tu non puoi avere stock option, tu non puoi avere buonuscita, eccetera, e si tenta di limitare
la redistribuzione della ricchezza che va reddito dal capitale, ma loro sono d'accordo. E hanno sempre detto, ah, ma allora se tu metti la tassa noi andiamo via, e allora il capitale, che è sempre falso perché non succede mai questo, no? Ed ecco allora che oggi la trasformazione di questi equilibri non si fa dal giorno all'indomani, e ritorno, continui a pensare che io sono un ben comunista, perché è vero, lo sono, io sono un bene comunista, perché spero che questo reddito, l'equilibrio tra reddito da capitale, reddito da lavoro e reddito sociale collettivo sia fatto sempre di più a vantaggio del reddito da lavoro e reddito da sociale. Ma questa mediazione, la mediazione tra capitale e bene comune dovrebbe essere fatta da una buona politica. Esatto, e la politica oggi non è buona perché non la fa. È l'unica che riesce a mediare, però la politica deve andare a capitale per se stessa, perché se aumenta lo stipendio, se aumenta la pensione, se aumenta il vitalizio, quindi non fa più la politica. Per questo poi io ho insistito molto sul fatto che oggi bisogna reinventare la policy. La sola cosa possibile di andare avanti bene sul reinventare la policy è avere i beni comuni. Perché se no una polis, uno scheletro di politica che non gestisce la res pubblica, a che serve? Quindi è chiaro che la politica prende un senso, si incarna concretamente nella nostra vita quotidiana se abbiamo beni comuni che garantiscono la loro esistenza. Noi ti prenotiamo una lezione al mese in 12 minuti. Mi prendo la parola, perché se volete possiamo fare degli incontri sull'economia dei beni comuni e così diventerete tutti beni comunisti. Ok, grazie.